Elisa Giovangrandi alla Sagra della Patata si occupa dello spazio giovani, quindi quest'anno cosa prevede questo spazio? Sarà uno spazio giovani un po' rinnovato perché abbiamo accolto appunto le richieste di Guido che come presidente della Proloco ha deciso di eliminare i superalcolici, per cui troveremo solo delle birre, ottime birre locali, HB che è una birra tedesca, okay, che era sempre stata la nostra birra qua alla Sagra della Patata all'area giovani, accostata a delle birre del birrificio Bonianco, delle birre artigianali, e non avremo più un palco chiuso ma avremo la musica all'aperto, quindi avremo la musica in cui si ballerà direttamente sul prato sperando nel bel tempo, quindi queste saranno sostanzialmente le nostre novità all'area giovani. Per quanto riguarda invece la musica c'è anche uno spettacolo in chiusura, sì, giusto? Abbiamo degli spettacoli con dei DJ locali, ci sarà DJ Veleno, DJ Tanza e poi tramite l'associazione Karma avremo alcuni DJ appunto molto giovani del posto, tra cui DJ Fizzi, ci sarà presentazione anche di un disco, di un nuovo gruppo che si chiama Custosa, e quindi avremo anche delle band live, ci sarà anche Radio Studio 92 che ci sosterrà per l'aperitivo, quindi insomma abbiamo un programma variegato e local.